Siamo la BTL 2024 di Bari, la fiera dell'Elante, nello stand di Fonditalia, e qui con me il presidente di Federterziario Balneari, Giuseppe Mancarella, benvenuto presidente. Grazie. Presidente, quello dei balneari è un settore purtroppo in questo momento con grandi preoccupazioni che ovviamente tendono ad avere dubbi sul proprio futuro. Un aspetto importante però per poter contrastare queste difficoltà è sicuramente anche la formazione. Assolutamente sì. Da poi è anche obbligatorio, quindi tutto il personale lo facciamo a nostra spesa, questa è la formazione. Sicuramente c'è una parte di formazione obbligatoria, una parte di formazione invece che serve fare per garantire una competitività e dei servizi di qualità per i propri clienti. Ecco, una cosa importante, oggi siamo qui nello stand di Fonditalia perché Fonditalia può permettere a tutte le aziende, anche del settore balneari, di poter erogare percorsi formativi a costo zero, perché vengono finanziati dallo 030, che è un contributo obbligatorio per la disoccupazione balneare. Federterziario Balneari si affaccia anche a questo mercato? Assolutamente sì, queste per noi sono delle opportunità che non possiamo perdere. Quindi anche perché crediamo nella formazione, che della formazione personale e che è importantissima nel nostro settore. Quindi abbiamo un set di formazione. È chiaro che bisogna trovare, cioè tutte le aziende sono pronte ad aprire, anche grazie anche al Federterziario che ci ha dato questa possibilità di aprire il settore dei balneari, che abbiamo una media di almeno 40 dipendenti stagionali parlo di 6 mesi, con la stagione estiva, e quindi per noi è importantissimo questa società del Milano in Italia per essere aiutati ad affrontare le migliaia di sfide che abbiamo.